Siamo nell'ambito della consulenza di carriera. Intu è la società leader nei percorsi di consulenza di carriera e reinserimento lavorativo. Sì, noi vediamo tante persone nei momenti anche più difficili, no? Della loro vita lavorativa, che quando perdono il posto di lavoro, e vediamo quello che li differenzia, in particolar modo parliamo di donne, come le donne in questo momento sono differenti, come immediatamente mettono in campo una pluralità di energie, di possibilità, e come ahimè spesso tendono a fare un passo indietro. Rimettersi nel mercato del lavoro in quel momento per loro vuol dire anche non giocarsi al 100%, e questo per noi che le seguiamo è un momento veramente di grande sfida. Io spesso mi sento dire: eh no, ma i figli, ma i genitori. Ma scusa, eri un dirigente, gestivi persone, gestivi budget, lavoravi, hai tirato su una famiglia, non è... ma perché adesso no? Perché c'è questo ritorno indietro, no? Quasi che culturalmente vado a riallinearmi maggiormente rispetto a che cosa la società si aspetta da me. Scusate, ma io su questo sono molto provocatoria, perché ritengo che oggi le donne nel mondo del lavoro devono veramente avere anche il coraggio di dire: ce la posso fare, ce la voglio fare, ho tutte le qualità per poterlo fare e andare avanti, e non farsi ancora condizionare da degli schemi, da dei modi di pensare che purtroppo ancora ci sono, no? Che la mamma deve rimanere a casa, chi rientra al lavoro prima di un anno, no? Viene guardata in un certo modo, al lavoro spesso non si dice subito che una è in attesa, si aspetta, perché magari è il momento in cui ci sono le promozioni, per cui è meglio non farlo sapere. Allora questa cultura deve venire meno, e viene meno se società come la mia, se gli interventi che ho sentito, se chi può comincia a portare avanti esempi diversi. Prima qualcuno suggeriva l'obbligatorietà dell'astensione dei papà nel momento del lavoro, ma ben venga, dico io, no? Anche perché tanto oggi quando si parla di welfare io mi sento dire: no, recentemente mi hanno detto: va bene, ok, sulle mamme abbiamo parlato, adesso parliamo dei papà. Ma di che cosa dobbiamo dire dei papà? Dobbiamo dire che sono loro, a fianco delle compagne, delle mogli, che devono incentivarle a non lasciare il posto di lavoro, perché i numeri dell'abbandono del posto di lavoro sono ancora troppo alti. Per una società come la nostra, mi spiace dirlo, ma sono vergognosamente alti. E queste scelte le donne non le fanno da sole. Allora dobbiamo supportarle in quello, dobbiamo aiutarle. Io nella mia organizzazione gestisco la mia attività su 36 di Milano, che è la più grande, ha 12-13 persone. L'anno scorso ho gestito 5 maternità e ne vado orgogliosa. È stato un momento di crescita per tutte le colleghe, è stato un momento di cambiamento per l'organizzazione, è stato un momento anche di grande attenzione per queste persone che nel momento in cui sono state a casa e sono rientrate erano sicure di trovare il proprio posto di lavoro, erano sicure di ri essere rimaste anche aggiornate. Quello è l'altro punto importante. Quando si va in maternità, l'azienda deve mettermi in condizione di rimanere aggiornata sui cambiamenti, su ciò che avviene, di modo che il mio rientro è molto più semplice. Allora, oggi quando si parla di welfare e di conciliazione, si parla di tante cose. Quando si parla di conciliazione si pensa principalmente alle donne, non è corretto, anche gli uomini hanno la necessità, specie i giovani, lo si vede, di avere del tempo per loro, di ritagliarsi un'attenzione anche alla famiglia, e nei giovani papà noi lo vediamo molto. Noi abbiamo dei programmi di accompagnamento anche al rientro della maternità, e spesso gli uomini vogliono aderire, no? Vogliono fare questi percorsi di coaching perché dicono: voglio capire anche come ritagliarmi il mio tempo. Quindi il tema della conciliazione è un tema che va per tutti. Le aziende, io credo dal mio punto di vista, che devono cominciare a pensare a organizzazioni dove la conciliazione e lo smart working
ne fanno parte. E ancora oggi io non vedo che questo avviene, no? Perché diventa un po' come, va bene, prenditi del tempo, stai a casa, ma poi nella quotidianità l'azienda va avanti con le riunioni alle 6 del pomeriggio, con le richieste, no, di un presenzialismo che c'è ancora, c'è molto nelle aziende. Lo vedo attraverso mia figlia molto negli ospedali, ci devi essere, no? Ragazze, giovani che si stanno specializzando, che è anche il momento di cominciare una famiglia, ma sanno che se non sono lì, si possono giocare qualcosa, che si sentono dire dai primari cosa parlo con te che tanto non potrei avere una carriera qua dentro. Questa è la realtà di oggi, eh? 2018 in Italia, una discriminazione assoluta, perché parliamo dell'azienda ma parliamo anche degli altri ambienti, dove comunque è una lotta che va avanti. Allora sicuramente le cose da fare sarebbero tantissime, io credo che ognuno nel suo... qui ed ora, nella sua attività, nella sua responsabilità, è giusto che porti avanti questo. Intu da parte sua sta vicino alle aziende, promuove tantissimo l'attenzione alle donne nei momenti di discontinuità, con supporti, con incontri, nel modo in cui noi accompagniamo al reinserimento lavorativo, le spingiamo molto a non fare un passo indietro, anzi a mirare anche a qualcosa di più, rassicurandoli del successo che hanno avuto fino a quel momento. E nell'essere azienda, io da parte mia incentivo anche queste cose. Le persone che lavorano con me mi dicono: no, è assurdo, quando ti veniamo a dire che una è incinta si festeggia, ma non si è mai visto. No, bisogna festeggiare, perché è un bel evento e tutti devono concorrere anche nel far sì che sia un evento positivo anche per la professionista, no? Allora, questi esempi vanno divulgati e poi ovviamente chi è in posizioni politicamente rilevanti che cominci veramente a portare avanti delle scelte importanti perché ciò diventi possibile, no? E diamo esempio alle nostre figlie che è possibile crearsi un percorso professionale a testa alta non rinunciando a essere mamme. Grazie ad Alessandra Giordano.